Oh, ancora qua? No, non è vero. È gigantesco, presto tu ti ripari con le Bowser, sicuro. Ehi, voi, sapete dirmi se per caso a Wulung c'è un certo Mario? Più che altro come cacchio è arrivato questo? Ha detto qualcosa? No, niente. Piuttosto, chi sono quegli esseri microscopici? Sono dei fufini, dovrebbero sapere bene dov'è la Gemma Stella. Dobbiamo solo stanarli e farci dire dove si trova. Bello sto parte di gameplay con... A caso, poi. Per tutti i fufini, questo è gigantesco, che fufifa! Non ti vogliono, Bowser. A gambe, via! Fuga! Fratellino puro, non temere, ci sono qui io. Ma uno è scappato. Nessuno vuole parlare con Bowser. Porco Giuda. Quant'era grossa? Se il mio fiuto non erra, tu sei a caccia della gemma stella. Bene, siamo già al dunque. Quindi tu che sei tutto della gemma, illuminaci, dov'è? E tu chi sei? Chi ti conosce? Presentati, io sono la matriarca dei fufini. Mi hai spaventato, brutta vecchiaccia. Vabbè. Hai più rughe di... Uno scontro fra cimeli. Dove vuole arrivare, sua maldicenza? C'è un messaggio da leggere fra le righe? No, no. Matriarca Bakuka, dov'è questa gemma stella? Ti avverto che non sono uno che si fa impietrire davanti a una donna muffita. Muffufita sarà quella bispettica che ti porti dietro. E comunque la gemma stella non è più qui. Cosa? Ho permesso che la prendesse un distinto signore con i baffi di nome Marzio. Ecco. Sta raccogliendo i tesori leggendari per aiutare la principessa Pucci. Sì, no, no, Peachy. Non Marzio, Mario. E la principessa si chiama Peach, non Peachy Pucci. Ti stai dicendo dunque che la principessa e i tesori sono collegati? Beh, noi non la lasceremo non lasceremo né i tesori né la principessa nelle mani di quel baffone. Ben detto, la principessa e le gemme stella saranno mie, mie. E Mario la pagherà molto cara stavolta. Ed è finito così? Vabbè. Pezzettino così a caso, giusto per. Cioè, ci spiega che Bowser è arrivato in ritardo, ok? Però non ho capito. Questo quando è ambientato? Prima o dopo Oolong? Perché aveva detto di Oolong. Però noi l'abbiamo combattuto a Oolong. Cioè, come c'è che ci è arrivato qua? È caduto giù di sotto? È possibile? No, è arrivato qua e poi ci è venuto a cercare Oolong, probabilmente. Boh, comunque, tipo l'impressione che Bowser si metta a girare per tutto il gioco, nel mentre che noi, cioè, lui arriverà sempre dopo e poi ci incontrerà, tipo, verso la fine. Ma sicuro. Ma andiamo avanti. Torniamo noi, spero. Vediamo se riusciamo a tornare un attimo a Fanullopoli. No. C'è molta gente, però. E così se ne fa. Ah, se ne... è vero che lei c'ha quella... Ho detto, se ne fa cosa? Cos'è che si fa? Capisco, beh, non mi rimane che dire ripeterci. Le auguro di trovare tutte le gemme. Ehi, Gonzales, non userò mai più quei trucchetti infami per battere un rivale. Mi allenerò, sarò più forte e aspetterò con ansia il giorno che tornerai ad affrontarmi. E allora non perderò, ricordati queste parole. Gonzales, grazie di tutto. Sei il tipo più tosto e più onesto che io abbia mai conosciuto. Ho deciso di restare qui, voglio imparare a credere in me stesso e dare il meglio. Questa fiducia me l'hai data tu, grazie amico. Ora che Kanz non c'è più, sono io la nuova facente. Quanto a Frafoglia di salire sul rink, sa tuffo e truffarmi. Insieme a me l'aspetteranno i suoi numerosissimi fan. A rifletterci. Mario che apre solo la bocca. Certo che comunque un dialogo poteva andarglielo, cioè, tanto non è che deve parlare, non è doppiato qua. Oddio. È doppiato Mario? Cioè, nel senso, in un qualche gioco? Perché mi sa che anche tipo in Mario Galaxy o Mario Odyssey, loro parlano a versi. Giusto? Adesso stavo pensando, sì, tipo Bowser che fa wow, cioè fa i versi e basta.
E con queste sono tre le gemme stella che abbiamo ottenuto. Presto ora, a fannullopoli. A fannullopoli. Però, questo pezzo qua. Cioè, io. Oh. Ciao. Io voglio sapere quella roba lì come la prendiamo. Dobbiamo tornarci. Non c'è niente. Sicuri? Perché adesso che ci penso, noi eravamo già, cioè no, anche prima, no, non ci arriva comunque. Oddio. Oddio, aspetta un attimo. Non credo, eh. Però. Eh no, vedi, è storto. Cioè io come faccio ad arrivare in questo piano? No, ma poi non ci arrivo di là. Manco col bambino. Come cacchio fai ad arrivare lì? Mi serve un salto più alto. Ascolta, devo parlare con te. Fannullopoli, eh. Biglietto, prego. Ah, ci abbiamo anche il ritorno? Accomodatevi a bordo. Non credo che abbiamo altro da fare. Non mi sembra. Più che altro mi scoccia lasciare quella. Quel coso là. Toccherà venire a riprendere un'altra volta. Ma da lì. Ma anche Mario poi era più grosso delle robe. E mi sembra una scena di Attacco dei Giganti. Adesso non lo giusto per. Sono spoiler. Eccoci. Cioè, praticamente da solo invado tutto quanto il rovo. C'è qualcosa qua per me? No. Da solo sono grosso quanto la camera del dirigibile, praticamente. Era solo un viaggio o posso farne anche di più? Boh. Cioè posso andarci in base al biglietto e ci vai quante volte vuoi, tipo. Gonzales, un'email. Lì mi sa che si può andare. Caro Mario, ho scoperto una cosa gravissima. Il loro obiettivo è conquistare il mondo. Ah, è arrivata l'email. Perciò sono a caccia di gemme stella del labirinto e del tesoro leggendario. Del tesoro non so nulla, ma è assolutamente urgente trovare presto le gemme. Continuare a raccogliere informazioni. Peach. Dominare il mondo. La situazione è grave. Sì. Non posso andarci lì? Niente. Vai, guidami tu. Piccolo Radiant. Non mi ricordo se qua potevamo entrarci. E se c'era qualcosa più che altro. Quanto cacchio è grosso quel Koopa? Beh, che sono. Ha vinto Great Gonzales, quindi per un po' sono ricco. No, no. Prego, eh. Anche un po' di spicci mi dai? Sono io Great Gonzales. Oh, c'è Luigi. Dobbiamo passare un attimo da Luigi. Questo è quello che aspetta la moglie a casa. Sì, l'avevano già fatta queste case, ok. Sono stato al villaggio Sazio e lì ho trovato un pezzo della bussola delle stagioni. Un'avventura da far rizzare i capelli in testa. Vuoi sentirla? È una storia lunga. Dimmi tutto. Villaggio Sazio. Mettiti comodo perché il racconto è lungo. Sbarcati nel continente Mille Foglie, ci siamo diretti verso il villaggio Sazio. Lì abbiamo trovato una situazione strana. Il sindaco ci ha raccontato che il villaggio era dominato da un serpente, Jaida. Il mostro prendeva. Pretendeva che la figlia del sindaco Mus gli venisse sacrificata sull'altare. Naturalmente sono andato io a fare la conoscenza di Jaida. L'altare era addobbato come per una cerimonia nuziale. Ho indossato un abito da sposa e grazie all'inganno ho raggiunto il covo di Jaida. Fratello, avreste dovuto vedermi in abito da sposa, era davvero carino. Ho danzato davanti a lui, avevo una testa anche sulla coda, che spavento. Ma io non mi sono lasciato intimorire, ho tirato a me entrambe le teste. Jaida mi ha puntato e stava per aggredirmi, ma, grazie
Le sue due teste si sono incontrate e colpite l'una l'altra. Già ed è scomparso ed è caduto un oggetto luminoso. Sai cos'era? Un frammento della bussola delle stagioni. L'ho inserita nell'altare, stavolta indicato l'isola Pista, nel lontano est. Volevo partire subito, ma il sindaco mi ha proposto di rimanere a sposare Moose. Non ne avevo proprio voglia, così il mattino dopo siamo partiti di nascosto. Non ho certo dimenticato il mio dovere, salvare Crema dalle grinfie di Regumba. E sai un'altra cosa? Ogni volta che la bussola indica la direzione si sente una voce. Una voce cristallina che sussurra chissà cosa piano piano. Penso sia la voce della principessa Crema. E il cuore mi batte così forte che forse io... Forse la... No, allora niente, mi sono imbarcato di nuovo ed eccomi qua a Fanullopoli. Questa è stata la mia ultima avventura. Quando vuoi non è che di... Sono la Bubumba Gina. Sono proprio stanca di vedere quel Luigi in abito da sposo. Fa ancora più senso del serpente Jade. Devo assolutamente impedire che Luigi lo indossi di nuovo. Altrimenti avventeremo gli ingrati dei suoi pari. Perciò resto con lui. Mi raccomando, fai un buon lavoro. Oh. Allora, abbiamo Radiant. Con Radiant, in teoria, adesso possiamo fare... Non mi ricordo dove. Però c'era un pezzo di... dei sotterranei che non potevamo esplorare. Prima. Parte... Aspetta un attimo. Mannaggia. Allora, forse anche sopra c'è qualcosa. Però mi sfugge. Allora, proviamo ad andare direttamente con la roba dei sotterranei. Tanto Radiant non è che può far troppo. Però aspetta, se che ci penso io con la tizia non è che... con un... come cacchio si chiama? Con Spirou non è che ho fatto molto qua al villaggio. Cioè un po' come dire, non è che c'è un qualcosa al villaggio per ciascuno. Perché anche adesso a me veniva in mente cosa di là. Aspetta, so io cosa c'è da fare. Abbiamo il martello. Dove cacchio era? Parte, scusa un attimo. No? Io vedo lì sopra che c'è un qualcosa. Abbiamo il martello adesso, raga. Col martello possiamo fare l'apertura di quel posto dove c'era il blocco gigante. Non è tanto Radiant, è appunto questa cosa qua. Però non mi ricordo dov'era. Lì, boh, non mi ricordo cosa c'era. Era qua. Visto? Aspetta. Via. Poi dobbiamo trovare anche il modo lì di far qualcosa. Intanto questo posso prenderlo? E grazie. Mi dice quanti ne ho? No. Aspetta. Understandable. Non so se devo andare prima a visitare questi o magari andare nell'altro di là. Dalla porta. Oh. Buono. E allora aspetta un attimo. Questo che mondo è? Ma se tipo ci saltavo sopra e poi lo facevo dall'altra parte, non è meglio? Dai. Quello può essere il primo. Tanto il primo, per arrivare al primo dovete andare dove ero andato prima. Da tutt'altra parte. Se no... è il primo. Cacchio, buonissimo. C'era tra l'altro il babbo di Cooper. Di Cupaldo. Allora, devo pensare. Non mi ricordo assolutamente se c'era qualcosa per noi.
Ah, ma questo è semplicemente dei teletrasporti. Zona teletrasporti di qua, ok. E allora non me ne faccio un cacchio. Però lì mi serve il martello ancora più forte. Buono a sapersi. E adesso devo comunque trovare qualcosa da fare. Pensavo che si andasse avanti. Oddio, a meno che non dobbiamo andare al bosco a parlare con la tipa adesso che è stato invaso. Ah no, c'è qualcosa qua. Visto? Oh, ciao. Ovviamente, si va subito. Ma era chiuso? Per quale motivo era chiuso? Era chiusa la porta? Se era qua? Adesso non mi ricordo neanche, ma è possibile che fosse lì, eh? Però perché era chiusa? Adesso aspetta che però non mi ricordo. Ah, ok. Qua c'è il labirinto. L'ho visto diverse volte. Per quale motivo era chiusa? Non volevo fare così, ma vabbè, fa lo stesso. Andiamo avanti. Era successo qualcosa l'altra volta che tipo ho fatto un, non so, un terremoto, è caduto un blocco e si è chiusa la porta. Boh. Da Radiant. Ok. Casa dei Bu. Ah beh, grazie al cacchio. C'è di nuovo il trio delle streghe lì. Il trio ombra, come cacchio si chiama? Tris d'ombre. La mappa è apparsa il luogo dove si trova la prossima gemmastella, che è... Non ce lo dice adesso. Ecco la posizione della quarta gemma stella. Facciamola interpretare dal professor Gumbestein. Ma te che cacchio ne sai chi è Gumbestein? Prima chiediamogli di analizzare l'email della principessa Peach. Ma perché dobbiamo analizzare l'email? Boh. Cosa? L'obiettivo dei manigoldi che hanno rapito la principessa è di illuminare il mondo. Sì. Ed è per questo che occorre. Gli occorre il tesoro leggendario. Situazione più grave di quanto immaginassi. Nel frattempo ho cercato di capire che cosa sia il tesoro leggendario. In un libro che ho letto non ho trovato che informazioni di poca importanza, ma pare che il tesoro sia all'origine di una spaventosa catastrofe, forse la stessa che ha distrutto la città sotterranea 1000 anni fa. Dunque, i manigoldi stanno architettando di illuminare il mondo con quell'energia? Ma non ho idea di cosa abbiano intenzione di fare e come. Ma le possibilità sono molte. Dovete impedire che il tesoro finisca nelle loro mani. Se succedesse, questa città sarebbe distrutta per la seconda volta. Anzi, forse il mondo intero andrebbe in rovina. Non perderemo altro tempo. Andiamo subito a cercare la prossima gemma stella. La mappa dice che la gemma stella è a Casa al Crepuscolo. A dire la verità, anch'io non lo conosco bene. Ma ho sentito dire che si tratta di un villaggio tetro e poco invitante. Aspettate un attimo. Tra l'altro c'è una statuina là sopra di un albero o una casa, non so, che c'era giù dei fufini. Anche il condotto che porta a Casa al Crepuscolo si trova nei sotterranei. Deve essere da qualche parte al di sotto dell'area ovest. Se avete qualche difficoltà, tornate pure qui da me. Al di sotto dell'area ovest. Grazie, professore. Forza Gonzales, andiamoci subito. Sì. Stavo guardando là sopra i cosi, gli oggetti. Roba strana. C'è una statua di un fufino. Chi è? Spam!
Aspetta un attimo. Ma sicuramente spam. Perché sei un punto di domanda? Ah, è Mr. X. Ok, l'obiettivo. Cupamela torna presto. Ciao Mario, come sta Cupaldo? Da quando non c'è io non sono più la stessa. Vivo una vita di una tristezza senza limiti. Spesso vado a casa di Cupaldo perché vorrei annusare il suo odore, ma è svanito e ormai non c'è che quello di suo padre. Fra l'altro sarà colpa del soggiorno della pancia di Crimildo, ma definirei l'odore di Cupericol più un tanfo insopportabile. Comunque un giorno sarà mia suocera, perciò sarà meglio che mi ci abitui. Ma cosa scrivo, che vergogna. Io la mando lo stesso, ciao. Selfie. Madonna, mi ha generato un selfie nudo. No. No, togli. Togli, togli, via. Ok. Fammi parlare con lui per vedere, non mi ricordo quanta roba abbiamo. Non abbastanza, chiaro. Posto. Era giusto per capire, non ti preoccupare. Volevo potenziare cosa, ma niente. Niente Radiant, mi dispiace. Ha detto Ovest? Che cacchio c'è Ovest? Mi ricordo un cacchio. Cioè, possiamo andare giù, sicuramente. Però io mi ricordo una zona con Radiant da dover sfruttare. Perché il salto era troppo lungo. Oh cacchio. Sei stato lungo da Mastro Ciccio? Come sono i suoi panini, che invidia mi fai? Ma penso che volesse comprare qualcosa. Non mi ricordo se c'avevo il panino ancora. Comunque tipo stavo pensando che magari il fatto Ovest fosse queste cose qua. Cioè il fatto di dover andare a Ovest, nella zona Ovest, era questo mi sa. Cacchio. È lì. Perfetto, in pieno. Cacchio, guarda lì, c'è anche il robo. Però scusa un attimo. Questa X? Boia! Niente, però c'ha le spine. Ecco, per esempio, questa roba qua io non me la ricordo minimamente. Qua non succede niente. Ok, forse non ora. Io sta roba non me la ricordo che ci fosse appunto un robo di là. Vabbè che non l'ho esplorata così tanto. Però ok. Quindi abbiamo un solo tentativo? No, spero che vada. E poi a sto punto non mi ricordo cosa c'è nel resto. Ok. Questo me lo piglio. Forse adesso possiamo anche potenziare. Per Casal Crisp... dai, Casal Pusterlengo. Non c'entro un cacchio. E va bene. Invece di qua, di là. Che mi serve comunque per andare a prendere quello. Posso arrivarci? Sì. Grazie. So se c'è qualcos'altro di là, ma non ci abbiamo Radiant, quindi non possiamo sicuramente arrivare da nessuna parte. Ok. E sì, adesso posso potenziare qualcuno e penso a Radiant. Anche se in realtà vorrei vedere se posso potenziare anche gli altri. Questo non so se lo troviamo di qua. O forse più avanti, perché abbiamo appena trovato il potenziamento. Fammi pensare. C'era qualcos'altro che potevo fare? Lo possiamo fare dopo? Sì. Andiamo a casa il Pusterlenk. Il condotto ti ha respinto. Ma in che senso? Allora, forse dobbiamo passare da un'altra parte. Il condotto mi ha respinto. Ma
che cacchio vuole? Come si permette? Fammi vedere se possiamo fare qualcosa da queste parti. Ecco, adesso tipo siamo dall'altra parte di loro. Mi ha respinto. Boh. Comunque lì penso che mi serva la bobomba e apriamo il passaggio, che è tipo una scorciatoia alla fine. Dovrebbe essere una roba così.